non siete stati a Los Angeles, avete mai, cioè, non so, tramite qualche conoscenza, ti da qualche VIP, qualche rockstar? Beh, siamo stati due volte a casa di Vasco. Ma dai! Sì. Due volte? Sì, sì, a casa sua con lui, là, bere vino. Con Vasco? Certo! Sì, 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 sì. Ma, cioè, vi conoscete? Sì, allora, una sera Giacco ci fa: preparatevi che domani vi porto a casa di Vasco. Oh, beh, così, sì, sì, a sorpresa, così. Ma Vasco non vi conosceva? No, allora, no, no, no. Vasco ha una casa bellissima a Los Angeles, e dove lui va, ha uno studio anche lì, si chiama Speakeasy Studio. Tra l'altro, anche quando io sono andato a Los Angeles c'era lì anche Vasco, tra l'altro, ho scoperto. Ma lo studio è suo. Allora, aspetta, Vasco va a Los Angeles dagli anni 80, ok? E magari quello era un altro studio, quindi io non lo so. Poi gli ho comprato questa casa che era di un'attrice americana degli anni 50, mi sembra, che era questa casa, era uno speakeasy. Gli speakeasy erano quei posti dove durante il proibizionismo la gente andava a bere di nascosto, fondamentalmente. E infatti questa casa, che è una struttura un po' particolare, perché tipo è sulle colline, fa conto, quindi non da fuori non capisci bene qual è la struttura, dentro ha praticamente una botola tipo dove tu entri dentro questo spazio X, diciamo, cioè nascosto all'interno della casa, dell'edificio, non è ben chiaro da fuori, diciamo, se tu vai a vederla, e dove appunto una volta andavano lì a bere di nascosto. Adesso lì dentro ha fatto lo studio, per quello si chiama Speakeasy Studio. Chissà, una bomba. Chissà perché. Bello, molto intimo, va bene per non va bene per fare batterie, robe, registrare robe. Cioè è uno studio di produzione, fondamentalmente. Cioè, va benissimo. Fare post produzione, songwriting, registrare voci, chitarre, va benissimo. Super mega. Anche perché è figo, c'è la piscina. E siamo arrivati là. Giacco ci aveva fatto una breve introduzione, credo, perché lui comunque lo frequenta. Vasco va lì fondamentalmente perché qua, non so se avete visto, se lo seguite anche su Instagram, robe, ma è praticamente impossibile essere Vasco in Italia. Sì, sì. Cioè, Vasco in qualsiasi posto lui vada, c'ha almeno un centinaio di persone minimo che sanno che è lì e che lo stalkerizzano e che lo aspettano. Cioè lui, non so se avete mai visto la via di casa sua dove abita, a Zocca. Cioè la via, a parte che c'è sempre un presidio di gente costante 365 giorni l'anno, 24 ore su 24 ma è tutta scritta murales, c'è tutto l'asfalto, ma una roba allucinante. Lui non, se torna a casa ci vogliono le forze dell'ordine che lo facciano entrare. Cioè è una roba che vivi. Insomma, non è, lui sarà abituato ormai, però non è proprio una roba piacevole. Infatti lui quando va a Los Angeles ovviamente può camminare per strada, può andare al supermercato a fare la spesa. C'è una cosa che se ci pensi E noi diamo per scontato, per lui è una figata. Porca miseria. Puoi immaginarti lui che va in qualsiasi supermercato d'Italia, dopo un minuto, poi adesso con i social, che cioè No, anche Tiziano Ferro è andato a vivere a Los Angeles. Appunto, ma non possono. È bello ovviamente da una parte, da un'altra ci sono questi pro e contro comunque. E lui era lì, fa queste feste dove siamo andati anche noi, invita degli amici, invita appunto VIP americani. Ma in verità ci sono tanti italiani che vanno da lui, c'è una comunità di italiani, magari quelli che lavorano con la musica soprattutto, che vanno là da lui. E anche qualche americano, sicuramente, qualche personaggio americano, sicuramente. E Bastiani, c'è molto amico di Vasco, per esempio, abbiamo bevuto il vino suo quella sera, perché era lì. Ma poi c'era per esempio Alessandroni Junior, che è il figlio di quello che faceva le colonne sonore con Morricone, il fischio, presente il fischio dei film western. Sì. Faceva suo padre. Madonna. E lui è un musicista della Madonna, che suona con tutti, anche con Jovanotti, è stato in tour, ma Cristina Aguilera, con i big mondiali, un grandissimo lui, simpaticissimo. Allora stavo bevendo vino su sta stanza e a un certo punto io non avevo il bicchiere perché ero rimasto fuori a parlare con qualcuno, mi ricordo, sono entrato per ultimo e mi fa: ma vai a prenderti un bicchiere in cucina. Allora sono andato verso la cucina, c'era un corridoio stretto e mi trovo a tu per tu con Vasco. Madonna. E cioè, ero emozionato perché comunque cioè, un grande. Io l'avevo visto dal vivo, mi avevano regalato il biglietto nel 2001 nel tour di C'è chi dice no, e mi ricordo perché erano crollate le Torri Gemelle prima a Padova, le Torri Gemelle a Padova. Sono andato a vedere la Padova, le Torri Gemelle di Padova. E prima del concerto aveva fatto questo filmato a Leuganeo. All'epoca non ero un fan di Vasco, non lo ascoltavo, non avevo avuto la cultura
della canzone italiana in generale, avevo sempre ascoltato cose da fuori. E però quando sono andato lì ho detto: cavolo, guarda che figata! Cioè, è bello, senti un'energia. È dal vivo. Che sì, è una roba allucinante. Da lì ho cominciato ad ascoltarlo. Cioè, il pubblico è lì sì, con un amore. Sì. Cioè, quella è una fede, non è neanche musica, è proprio poi una roba ancora di più secondo me. Tu entri dentro un sentimento quando vai a un suo concerto. E comunque vabbè, ero là, ho detto ciao Vasco, piacere, grazie, cioè, tranquilli ragazzi, cosa ci fate qua? Sboro. No, siamo sempre molto educati quando siamo in, diciamo, nelle situazioni dove bisogna essere educati. E ho detto cosa ci fate qua? Faccio, guarda, siamo amici di Giacomo, siamo venuti qua, siamo una band italiana, stiamo facendo questa trasmissione dove stiamo cercando un nuovo chitarrista che deve diventare italiano, per cui facciamo le prove, si fa la pasta, si fa lo spritz. Ah, figata, ma l'avete trovato? C'era anche Jen quella volta lì con noi. Faccio sì, abbiamo trovato, fa, è lei. E Jen era tutta vestita tipo da sera, bellissima. E quindi è arrivato là e fa, e lei è la chitarrista? Fa sì. Voi ragazzi avete capito tutto della vita. Credo sia quello che abbiano detto tutti, esatto, quando l'hanno visto. Ha detto grande, fa, no, ma anch'io la voglio la chitarrista così per il mio tour. E faccio, beh, adesso bello, facciamo baruffa, gli ho detto. Ma, grandista, dovete venirmi a vedere. Allora, dopo ci ha invitato, vabbè, insomma. Poi l'anno dopo, cioè quando siamo tornati per fare il video, siamo ritornati a casa sua. E siamo ristati là, insomma, la sera, insomma, tranquillata. Ma, molto piacevole, perché appunto tutto tranquillo, si mangia in compagnia e si sta in compagnia, c'è un po' di gente interessante, perché tutta gente che fa delle cose interessanti, quindi era bello parlare, c'è una bella atmosfera, insomma. Che figata, eh sì, quando sei in mezzo a gente che stimola a certe sì.